si dimette il vescovo di Brooke, ha abusato di un giovane. Il prete ha confessato che la sua vittima è ancora segnata dallo stupro e la sua richiesta di perdono non lo ha pacificato. Così si è dimesso Monsignor Roger Van Geluwe, che ha ammesso di aver abusato sessualmente di un giovane e di averlo fatto per di più dopo la sua nomina a vescovo avvenuta nell'84. La sala stampa della Santa Sede ha diffuso la notizia dell'accettazione delle dimissioni da parte del Papa insieme al testo di una dichiarazione del vescovo. Per la prima volta in Gran Bretagna due persone dello stesso sesso sono state riconosciute legalmente genitori di un bambino. È accaduto a Brighton, nel sud dell'Inghilterra. Nel certificato di nascita della piccola Lily May, nata grazie a un donatore di seme, accanto alla firma della madre Natalie appare quello della compagna Betty Knowles, non nella casella father, padre, ma in quella più generica di parent, genitore. Sono state le prime a beneficiare della nuova legislazione dopo il 1 aprile del 2009. A chi obietta che ogni bambino dovrebbe avere un padre, Natalie risponde seccata: un figlio ha bisogno di amore incondizionato ed è quello che io e Betty siamo in grado di dare e in abbondanza. Il 25 ottobre del 2009 Don Alessandro Santoro è stato sollevato dall'incarico di sacerdozio per aver celebrato in chiesa le nozze di una donna nata uomo, Sandra Albino, di 64 anni, con il suo compagno Fortunato Talotta di 58, nonostante che Monsignor Vettori il 1 ottobre avesse ribadito il precetto, ossia l'ingiunzione a non celebrare tale matrimonio, già disposta due anni prima dal suo predecessore, il cardinale di Firenze, Ennio Antonelli. Il provvedimento preso dallo stesso Vettori invita il parroco della parrocchia delle Piagge alle porte di Firenze a vivere un periodo di riflessione e di preghiera. Dopo sei mesi di esilio, il sacerdote ha tenuto la sua prima messa all'aperto alle Piagge di fronte ai fedeli della sua comunità. Durante l'omeria, il prete dice di non essersi pentito perché non ci si può pentire per qualcosa che si vive per amore, e qui di amore si parla. Sono nato due volte, bambina la prima un giorno di gennaio del 60 in una Detroit straordinariamente priva di smog e maschio adolescente la seconda nell'agosto del 74 al pronto soccorso di Petoskey nel Michigan. Così inizia il romanzo Middlesex di Jeffrey Eugenides. Al centro troviamo Calliope, la protagonista di origini greche, che ci racconta la sua vita che durante tutto il romanzo ripercorre prima i passi dei suoi nonni, poi quelli dei suoi genitori, fino ad arrivare a lei e alla scoperta della sua particolare natura. Calliope si scopre infatti essere diversa dagli altri a causa di un deficit dell'enzima 5-alfa che non ha permesso uno sviluppo chiaro della sua sessualità. Ed è così che si affronta poi con Calliope la scoperta del suo corpo, le sue sensazioni, le paure, le prime esperienze sessuali, i primi amori e infine la ricerca della sua identità. Middlesex è un romanzo fatto di storie affascinanti e intricate, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa 2003, questo romanzo merita davvero una lettura. Da questa settimana sul canale Web TV Welcome è in onda uno spot che in poche settimane ha avuto 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube. In America è finito su tutti i TG e ha ridotto dell'80% la possibilità che chi lo veda scriva ancora SMS alla guida dell'auto. È uno forse dei più forti spot sulla sicurezza stradale, noi ve lo proponiamo proprio perché crediamo nella sua efficacia. Ecco gli appuntamenti di questa settimana. Venerdì 30 aprile, 11 anni di Mamma Mia nel Birthday Party con Tekemaya e Regina Miami nel Free Gay Disco, l'appuntamento in discoteca del venerdì a Torre del Lago. Torre del Lago ancora con l'inaugurazione dello Stupida, un nuovo party con lo staff del Diva di Luca con Marchesa e Angel David. Ci spostiamo poi a Firenze, dove c'è la serata di Azione Gay e Lesbica all'Auditorium of Flog che chiude la stagione 2010 dell'appuntamento mensile fiorentino più atteso. A Grosseto sabato 1 maggio c'è la chiusura invernale di Fiesta presso il Four Roses. Vocalista della serata, Radamantis Singer Drag from Rome. Torniamo a Torre del Lago dove troviamo il Mamma Classic con Regina Miami. E la domenica sempre Mamma Mia dalle ore 18 la Peridisco e poi Queen Non Stop presentato da Tommy D.
Per chi rimane in città invece a Prato c'è l'apertura straordinaria di Aivi dalle 16 alle 20 per uno shop ed il room Pera Party. Martedì al Mamma Mia c'è MTV RMX Video, dedicato ai video musicali più amati dal pubblico del Mamma Mia. Il mercoledì invece Team Dance con le coreografie dell'estate di Tommy D. Ogni mercoledì ricordiamo invece che a Siena, presso il buffet in via Cecco Angiolieli, c'è l'aperitivo pansessuale nella nuova location, appunto. Terminiamo con il giovedì, dove alla Mamma Mia c'è il karaoke con Magdalene Strass e Marilena. Jamie Campbell Bower era il bel volturo dai capelli biondi platino di New Moon. Quel ruolo è stato per l'attore una parte molto importante per la sua carriera, che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Jamie ha scelto Vogue Italia, quindi mano ai portafogli e corrente in edicola, per un servizio fotografico sexy dove mostra pure il suo lato B con un tatuaggio in bella vista. È vero che il tattoo sulla chiappa di Jamie è altamente antisesso, ma come dicevano in A qualcuno piace caldo, nessuno è perfetto. Non penso che ci sia bisogno di credere in qualcosa di superiore per, diciamo, tappare i buchi rispetto a quello che magari la scienza non è ancora riuscita a spiegare. Perché non voglio avere questa idea di un, non so, di un divino, di un qualcosa di soprannaturale. Però penso sia un... penso anzi che le due cose possono andare insieme, possono coniugarsi, possono stare strette, vicine. La scienza e la religione? La scienza e la religione. Assolutamente no. Cioè, sono due cose, sono gli antipodi. No, uno che dalla teoria evoluzionista, uno alla reazione. Cioè, cose non possono assolutamente andare d'accordo. Certe cose bisogna anche... certe cose vanno anche interpretate della religione. Sì, oggi penso sia anacronistico giustificare la teoria della creazione come Dio che crea l'uomo e la donna dalla sangue. Ce ne ancora e predicano ancora questo. Ma sono in chiesa. La chiesa non si è mai... Ma sono simboli, Adamo ed Eva. Sì, a voglia. Non è... La chiesa non ti dice Adamo ed Eva è la realtà. La chiesa dice che sono simboli. Adamo ed Eva come figura uomo e come figura donna. Non ti sta dicendo è stato veramente così. Ti sta dicendo perché comunque sono l'origine del peccato loro due, no? Sono comunque, erano prima tipo due angeli, una cosa molto pura, molto pulita, finché non c'è stato il peccato, ovvero il simbolo della mela, ma è una figura simbolica, perché comunque non ti danno una vera spiegazione di come l'uomo è stato creato veramente, anche perché non penso che tutti gli uomini siano stati creati da due persone, cioè che fanno il figlio, che il babbo e la mamma, cioè là sennò veramente si va in quello che c'è adesso, cioè la pedofilia e tutto quello che è.